oggi è il compleanno di Ludovica! Ciao a tutti ragazzi, oggi è il compleanno di Ludovica! Sta ancora dormendo, quindi esatto. Facciamo silenzio. E ragazzi, io insieme a mamma le abbiamo preparato una bellissima colazione, guardate qua! Tanda. Le abbiamo preso tutte le cose che piacciono a lei, sì, compreso un bellissimo palloncino. Esatto! E ragazzi, le ho fatto pure una letterina. Eh sì, che tra poco le andremo a leggere. Esatto, sì, andiamo. Mamma mia, a vedere tutte queste cose mi viene un po' di fame, dai. No, non toccare niente che sono perluto. Leo, sei pronto? Leo, dobbiamo fare gli auguri a Lulu, andiamo. Andiamo. Ok. Piano piano. Mi viene una fame, ho leggero l'auguri. Ah, no, 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 sono di Ludovica, quindi passa. Oh, che regalone! Le abbiamo già messo lì il regalo e adesso lo andremo a svegliare. Ludovica! Sveglia! Cicciolina! Oggi è un giorno molto speciale! Ci svegliamo, amore, che oggi è il tuo compleanno! Patatina! Sì, dai, Lulu! Cucciolotto! Ci devi fare un sacco di cose! Guarda qui cosa c'è per te, svegliati amore, svegliati! Guarda che ti abbiamo preparato! Buongiorno! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Ludovica! Tanti auguri a te! Tutto amore, ti piace questa colazione? Com'è questa colazione? Amore, amore, cucciolotta, vediamo cosa c'è qui. Allora, ti abbiamo preso i biscottini, sì, i marshmallow che piacciono a te, i macaron, i macaron che tu impazzisci. Beh, sì. Ti piace questa colazione? Cuoricino. Con la tua tazza preferita, guarda che bella questa tazza. Io ti ho fatto la tua anche... tazza preferita. E ti ho fatto anche una letterina io. Ma gliela vogliamo leggere, Auri? Sì, dai, dai, dai. Allora, eccola, eccola qui. Qua. Io sono pronta a piangere. Anzi, no. No, allora, non devo piangere. Allora, apriamo. Apri la letterina che è scritto per Ludo. Intanto Ludo mangia. Allora... Cara Lulu, sei la sorella che tutti... Ah, non devo piangere! Sei la sorella... Ecco. Cara Lulu, sei la sorella che tutti vorrebbero avere. Sei fantastica, solare e divertente. Insieme... Insieme... Puoi piangere, se vuoi. Insieme abbiamo passato degli anni davvero speciali. Sarò sempre al tuo fianco. Ti proteggerò sempre e ti difenderò da qualsiasi cosa. Oh, si è commossa, Ludo. Cucciola. Ludo, si è commossa. Oggi è un giorno davvero molto importante per te, quindi coglietela meglio, amore mio, divertiti. Oh, amore, aspetta, aspetta, non ti spostare tu, sennò fai cadere tutto, cucciolina. Amore, oh, cucciolotte, che belle che siete. Ti sei ripresa, Auri? Sì. Sì? Il regalo? Il regalo tra un po' te lo daremo. Io non devo piangere. Perché tu sei sensibilissimo, perciò. E poi è bello piangere, non è una cosa brutta piangere. Ludo, hai visto che bella letterina che ti ha scritta Aurora? Ti amo, Lulu. Posso mandare un biscotto? Quale vuoi?
cosa tutto. Mi voglio bene, Ale. Amore. Io ti amo. E io ti voglio bene di più. E io ti amo più dell'infinito. E io ancora più dell'infinito. E io più delle stelle. Io più del mare. Com'è questa colazione, Ludo? Allora? Ti piace? Su, dacci un po' di soddisfazione. Com'è questa colazione? Tu mangi solo, pensi solo a mangiare? Sai perché mamma ti ha preparato tutto questo? Se vedi bene, ci sono degli unicornini qui. Guarda. Sai perché? Perché la tua festa di compleanno, che tra poco andremo a fare, sarà a tema unicorni. Proprio come i nostri unicornini che ci seguono da casa, vero? Perché noi amiamo gli unicorni. Esatto. Ormai è diventato ufficiale che amiamo gli unicorni. Posso fare un biscotto? Va bene, dai, mangia tu. Ma sì, mangia, dai, mangiate insieme. Io tutte quante le briciole qua, quindi questo è il metabolismo. Vuoi fare colazione qui a letto con Ludo? Te la preparavi anche per te, eh? Vuole fare colazione con te, Ludo? Tende, mi disturba. Ah, ma non l'ho visto. Hai visto che bel palloncino? Hai visto? Avevo mangiato una cuore. Oh. Oh, oh. Guarda che Aurora si è svegliata presto per prepararti questa mega colazione. Mentre tu dormivi, Aurora si è data da fare e ti ha preparato tutte queste cose buone. Vedi? Ragazzi, sto facendo... Ti stai mangiando tutti i marshmallow? Ho mangiato tutti questi. Sì. No, non l'ho cambiati, no. No, no, ho mangiato tutti questi. Ah. Ma lo sai che oggi compi 6 anni tu? Lo sai oppure no? Aiuto! Date! Oggi dovrai spegnere 6 candeline. 6 lunghissime candeline. Guarda quella, guardate che sta combinando. Guarda, figa, ma guarda che ha detto che viene pure Ricky. Mi sa che Ricky si innamora, eh. No, viene il suo fidanzatino, Tommy. Tommy ti regalerà un bellissimo anellino. E se ti regala un anello e ti chiede di sposare? Ludovica, che facciamo, Ludo? Cara Ludovica, è da tantissimo tempo che te lo volevi dire, mi ami tantissimo. Mi vuoi sposare? E tu? Sì! No, io dirò, no, non ti penso neanche, vattene via a casa sua. Ma come? Ma povero Tommy! No, perché siamo piccoli. Ah, perché siete piccoli. Questo pure è vero. Io farò la damigella. No, tu farai la sassastadia. Lo sai che vuol dire la sassastadia? Ma cos'è sta roba, Ludo? Vuol dire che tu andrai là, prepari tutte le cose, prenderai tante le... La wedding, allora, praticamente tu farai, Auri. Che organizzerà il matrimonio di Ludo. Io questo vassoio lo vedo a terra. Mettilo bene, esatto. Altrimenti basta, casca basta, tutto. Basta, voglio vedere il regalo. Vuoi aprire il regalino? Okay, e bevi un po' di latte almeno, è su. È tutto mio questo? Allora, sei pronta per aprire il tuo regalino qui? Aspetta, 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 aspetta. Vai da dietro. Con calma. Dobbiamo fare prima rullo di tamburi. Aspetta. Sei pronta, Ludo? Sì. Rullo di tamburi. Attiva! Saranno i vestiti che indosserai questa sera alla tua festa. Wow! Vuoi questo? Vuoi il lilla o il rosa o il fucsia? Quale vuoi? Fucsia. Ok. E guarda qua, tutti i tuoi amici di classe se lo metteranno, e pure io e le mie amiche. E questi saranno i cerchietti che dovrete indossare alla festa, perché come ti ho detto la festa sarà a tema unicorni. Ludo, tu indosserai quello che vorrai. Se vuoi puoi anche deciderlo adesso. Vediamo, vediamo, quale vuoi tu? Quale vuoi? Vediamo, vediamo. Oh, guarda! Questo dorato? Se prendi questo qua ci sta benissimo.
ok? Quale vuoi? Questo? Ludo, io invece metterò un vestito azzurro, quindi scegli un cerchietto per me. Questo. Grazie, Ludo, quindi questo qua lo metterò io. E ragazzi, dopo vi farò vedere anche il mio vestito che metterò. Ludo, quindi stai pronta? Vediamo, indossa il cerchietto, fammi vedere come ti sta. Vai, Ludo. Oh. Aspetta. Wow. Oh, hai scelto questo qui? Sì, no, è lilla? No. Sei una principessa. A me piace più il lilla, eh. Guarda. Wow, che bello. Guarda questo, Ludo. A me piace più il lilla, eh. Vabbè, ma Ludovica deve scegliere, mamma. Vabbè, facciamo che sarà una sorpresa. Voi unicornini votate qual è il vestito più bello. Prendilo, esatto, un attimo anche quello, Ludo. Allora, votate il fucsia o il lilla? Provalo, wow, a mettere. No, sei troppo bella. Metti la moda. Wow. Che bella, mamma, che sei. No, adesso ci dobbiamo svegliare per bene e tra un po' ci vestiremo per andare alla festa. Ludo, amore, questo vestitino lo potrei mettere nel tuo prossimo compleanno, o no? Eh sì, mamma, sai perché te ne ha presi due? Perché non sapevo se ti piaceva il lilla o il fucsia, dato, esatto, che doveva essere una sorpresa. Madonna, amore, sembri una principessa. Sembri? No, lo sei, Lulu! Voglio provare se il palloncino... Mm? Palloncino? Una cosa. Cosa? Perché voglio provare il praleo quando vuole il palloncino che fa. Vuoi vedere Leo che fa quando vuole il palloncino? Sì. Andiamo a tu bere. Che stai facendo? Ancora che mangi la colazione di Ludo? Allora, Ludo, abbiamo appena fatto i capelli, abbiamo lavato i denti, guarda, la faccia, e adesso dobbiamo scegliere l'abito. Allora, quale sceglierai? A me ne esci vuoi proprio tu. Sì! Prendili tutti e due. Ok, gira. Oh. Wow, che bella che sei, amore, fammi vedere. Mamma mia, sei un incanto. Adesso, ragazzi, dobbiamo mettere le scarpe da ginnastica. Ma quali scarpe da ginnastica? Ci vogliono le scarpe delle principesse. Ma wow, ma sei bellissimo, amore. Vediamo le tue scarpe, le hai messe? Wow! Leo, ma che stai facendo? Ma sei una principessa! Ragazzi, adesso ci dobbiamo truccare. Eh sì, ma guardate Leo dove sta. Leo, la smetti di stare sotto le mie gambe. Guardate qui che bei trucchi. Adesso mamma ti mette un po' di rossetto. Mettiamo un po' di rossetto. Ok? Perfetto, adesso sì che sei perfetto, amore mio. Oh, che meraviglia. Vogliamo mettere un po' di ombretto adesso? Sì. Mettiamo un po' questo, di questo qui. Vieni. Chiudi gli occhi. Sei un incanto, amore mio, sei un incanto. Posiamo il trucco. Mamma, eccomi qua, mi sono vestita anche io. Perfetto. Allora io direi di andare. Esatto. È arrivato il momento di andare perché stanno arrivando tutti i compagnetti di classe di Ludo. Esatto, dobbiamo andare. Ludo, sei pronta? Ma dov'è Ludo? Ludo! Oh, Ludovica! Ah, eccoti Ludo, dai su, muoviamoci. Ludo, andiamo, dai, andiamo. Mamma mia Ludo, sei un incanto, amore, sei stupenda. Dai su, questo lo porto io. Prendi il sacchetto con tutte le cose dentro. Ok, e andiamo subito. Andiamo. Leo, ci vediamo stasera. No, Leo, tu devi aspettare qui, Leo. Esatto, sono pronta per mangiare la torta e tutte quante le cose. Ludo, stiamo facendo tardi, fate presto. Stanno arrivando i tuoi amici, Ludo. Se arrivano prima gli invitati di noi, facciamo una bella figura di cacca. Sì, non è proprio una bella figura, ecco, Ludo. Ecco. Attenzione alla macchina. Vai Ludo, vai. Presto che stiamo facendo tardi. Attenta a non sgualcirti il vestito, vai. No, mi raccomando. Ludo. Ludica, sei eccitata? Babi, muoviti. Figa, in braccia. Abbiamo fatto tardi, ragazzi, ufficiale. Oh,
Fammi vedere questa borsetta che ti sei portata. Che carina! La cintura! Muovetevi. Ragazzi, Ludovica è Rapunzel, ragazzi! E io invece sono Cenerentola, guardate.